Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing di 6 bustine di... Ma dove sono? Ah, scusa, che sbadato! Le ho dimenticate, le prendo subito. Iniziamo bene. 1 Aia. 2 Aia Rex. 3 Aia. Oh, 4 mancato. 5 Arex. E 6 Aia, hai finito? Sì, finito. Bene, possiamo riprendere. Oggi faremo l'unboxing degli Sharks Echo. E all'interno di queste bustine troviamo uno shark più un mini poster. Un mini pony. Un mini poster. Questi giocattoli sono prodotti dalla De Agostini e sono consigliati a bambini dai 4 anni in su. Ah, e li trovate in edicola al prezzo di 3,50 euro. Ora, bando alle ciance e iniziamo ad aprire la prima busta. Bando a cosa? Alle ciance. E che sono queste ciacce? Ma niente, Arex, è un modo di dire. Nel senso, non perdiamo tempo, ecco. No, 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 non lo perdiamo il tempo, altrimenti chi lo ritrova più? E infatti non lo vedo. Mi sa che l'abbiamo già perso, Vastatore. Cerchiamolo, cerchiamolo. Tempo! Dove sei? Arex, vieni qui. Smettila di fare il buffone e apriamo queste buste. Va bene, va bene. Dai, iniziamo da questa. No, vabbè, guarda che figo, Arex! Oh, grazie, Vastatore, sei troppo gentile! Ma non tu! Il giocattolo, guarda, è bellissimo! Oh, sì, è vero, sembra Pinocchio! E poi si allunga tantissimo, guarda! Vediamo un po' cosa ci è capitato. Allora, questo è il Prist... Che è? Il Prist... Gisran. Ma che cavolo è? Ma che ne so, hanno messo i nomi scientifici che sono praticamente illeggibili. Oh, grazie al cielo dentro al poster c'è il nome in italiano. E questo infatti è il pesce sega verde. Oh, che bello! Anche se più che verde sembra... turchese. E qui c'è scritto che si tratta di una specie in grave rischio di estinzione. No, poverino! Il corpo è simile a quello di uno squalo, ma il muso è armato di una lunga fila di denti triangolari simili a quelli di una sega e può raggiungere i 7,5 metri di lunghezza. Ma è bellissimo! Dai, apriamo la seconda busta. No, vabbè, Arex, guarda che bella questa! Oh, sembra un tappeto! No, ma che tappeto? Questa è la Mobula Mobular, detto il diavolo di mare. Oh, mamma! Questo gigante buono è dotato di 2 enormi pinne pettorali che sembrano grosse ali e che gli permettono di fare grandi voli fuori dall'acqua e può raggiungere i 7 metri di lunghezza e i 5 metri di apertura alare. Si nutre prevalentemente di plankton, vive nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo ed è tra i migliori nuotatori dei mari. Vabbè, dal nome pensavo fosse chissà quale creatura mostruosa assetata di sangue. Invece è innocua. Sì, infatti. E poi è stupenda. Vero. Dai, apriamo la terza. Oh, che bella! Sembra una tigre finita sotto il sedere di Godzilla. Ma che dici, Arex? E che ne so, magari si è seduto sopra. Ma no, ma no! Questo è uno pteromila... Vabbè, una manta d'oro. Un pomodoro. No, una manta d'oro. Ah, una cacca d'oro! Come tutte le mante, la manta d'oro è dotata di pinne pettorali che formano una sorta di mantello con il quale nuota con grande eleganza e agilità. Raggiunge una lunghezza di 1,5 metri e una larghezza di quasi 3 metri. Si nutre di invertebrati e vive nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano. Bel, bel, mi piace! Dai, passiamo alla prossima! Oddio, che brutto! Sì, effettivamente. Mamma mia, ma fa impressione! Questa che roba è? Questo è un Mitsukurina... Mitsukurina uno squalo goblin! E infatti sembra proprio un goblin. Guarda che faccia brutta che ha. Questo strano squalo abissale è caratterizzato dalla peculiare forma della testa. È munito infatti di una protuberanza allungata e a punta apposta sopra gli occhi e gli conferisce l'aspetto di un mostro. E te credo, è orribile. Le mascelle sono retrattili. Le sue ascelle hanno i pattini. Ma che dici, Arex? Ho detto, le mascelle sono retrattili. Ah, le ciambelle hanno i pattini. Interessante. Vabbè, zitto, fammi continuare. Le mascelle sono retrattili e armate di piccoli denti aguzzi e può raggiungere i 3,5 metri di lunghezza. Ma rimane comunque brutto. Passiamo alla prossima. Oh, questo sì che è bello. Vero, questo è stupendo. Ha il naso lunghissimo. Eh sì, e se lo tiri si allunga ancora di più. Comunque, questo è il Kajikia albida. O albida. Ovvero il marlin bianco. Strano, pensavo fosse il pesce spada. Il marlin bianco è noto anche come marlin atlantico.
Pacifico. Questo grande pesce può raggiungere una taglia di oltre 3 metri di lunghezza. È un cacciatore fulmineo e molto efficiente. Cattura le sue prede infilzandole con la spada, che usa anche per stordirle. Oh mamma mia, ma è terribile! Inoltre è un grande viaggiatore. E viaggia, va? Bene, è rimasta l'ultima busta da aprire. Vediamo cosa ci capita. No vabbè, guarda che figa questa! Vero? È bellissima! Sembra un cielo stellato! Mamma mia, che spettacolo! Basta, ho deciso, questa è la mia preferita. Sì, anche la mia! Dai, guarda che bella! E la coda si allunga tantissimo! E anche le ali! E questa come si chiama, Vastatore? Questa si chiama Aetobatus narinari, ovvero aquila di mare maculata. Insalata di mare con la patata! Arex, ho capito che hai fame, però smettila! Si chiama aquila di mare maculata. Ah, ok, scusa, pensavo fosse una patata. No, non è una patata. Il suo nome è dovuto alla forma del muso lunga e piatta e delle pinne pettorali così simili a delle ali da permettere a questo pesce di muoversi in mare come fa un uccello in cielo. Può raggiungere i 3,5 metri di lunghezza ed è una predatrice di crostacei, molluschi, ricci di mare, vermi marini e piccoli pesci. Prima di ingoiare le sue prede, le tritura con un particolare organo posto in bocca che le permette di dividere le parti commestibili dallo scarto, come i carapaci dei crostacei e gli aculei dei ricci, che non viene ingerito. Interessante! Ed ecco qui i nostri pescioloni! Sono bellissimi! Sono davvero uno più figo dell'altro! Vero! Adesso possiamo andare a venderli al pescivendolo! Ma che dici, Arex? Boh, scusa, era solo un'idea! E poi, alcuni di questi dovrebbero illuminarsi al buio oppure cambiare colore. Vediamo un po'. Quelli che si illuminano al buio sono Gymnothorax funebris. Mamma mia che nome inquietante! E il Carcharodon carcharias. Ma non ci è capitato nessuno di questi due. Mentre a cambiare colore sono il Sphyrna leuini, il Kajikia albida e il Mobula mobular. E noi abbiamo sia il Kajikia albida e insomma questi due. Ok, vado a prendere l'acqua calda. Bene, iniziamo da questo. E infatti nell'acqua calda diventa più chiaro. Ora proviamo con questa. Aspettiamo un po', perché purtroppo non sono molto istantanei. E infatti anche questa diventa più chiara. Dai, che figata! È bellissima! E se la stropicciate un po', torna del suo colore originale. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Fateci sapere se questi sharky e se vi sono piaciuti. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete tantissimi pollicioni in su. E se non vi è piaciuto, allora cambiate canale e basta. E grazie per tutti i disegni che ci state inviando su Instagram. Sono bellissimi e mi fanno sempre commuovere. E dai Arex, un po' di dignità. Ok, dignità. Continuate a taggarci sui vostri disegni. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ma che fai? Niente, volevo fare un saluto speciale. Bravo. Infatti soffocarti mi sembra una buona idea. No, infatti ho esagerato.